Il Mar Mediterraneo continua a essere una bara. Almeno 3 migranti sono morti, altri 20 risultano dispersi dopo che il gommone sul quale si trovavano è affondato di fronte all'isola greca di Lesbo. I 3 morti, 2 donne e un uomo, appartenevano a un gruppo di 41 persone, 16 quelle salvate. Domenica scorsa 4 bambini e una donna erano affogati nello stesso tratto di mare. I governi di Danimarca, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Grecia, Malta e Austria attaccano in una lettera i presidenti di Commissione e Consiglio dell'Unione. A nostro avviso l'attuale sistema di asilo è rotto e avvantaggia soprattutto i trafficanti di esseri umani. Invece nuovi salvataggi ci sono stati ieri sera a Porto Palo in Sicilia. Soccorsi 500 migranti a bordo di un peschereccio. E parecchie condizioni critiche perché erano su un peschereccio e c'erano altri con altri pescherecci, pare che ce ne sia un altro con 600-800 che abbiano navigato insieme, infatti le motovedette stanno uscendo, condizioni precarie perché pare di essere tornati indietro di parecchi anni quando arrivavano e non si sapevano le condizioni eccetera. Gli immigrati sono stati suddivisi su 3 mezzi navali, 300 diretti a Messina sulla nave Fiorillo della Guardia Costiera e 200 su altri 2 mezzi destinati ad Augusta. 43 persone sono arrivate a Lampedusa. A Porto Empedocle invece sono giunte 4 salme, tra cui quella di Rochia, la bimba di 2 anni della Costa d'Avorio, morta 2 mesi fa tra le braccia dei medici, dopo che la barca su cui viaggiava con la madre e altri 40 naufraghi si era ribaltata a poche miglia dall'isola.